Professor Rosario Pinto, invece, professore, allora volevo un attimo chiarire un po' i punti sul sociale, su Tein, la sua politica, i suoi orientamenti. C'era una differenza tra Zola e Tein, no? Chi è che ha coniato questo termine naturalismo? Va bene, chiedo scusa. Allora, grazie innanzitutto. Io vorrei innanzitutto, come dire, cercare di chiarire un concetto. Noi abbiamo tre livelli sui quali possiamo ragionare di naturalismo. Uno è l'asse temporale che va dall'antichità e arriva fino a tutto il Settecento illuministico, con varie articolazioni di pensiero, dall'ilozoismo antico, la visione aristotelica, quella medioevale, quella poi rinascimentale, fino alla visione naturalistica del Settecento illuministico. Poi abbiamo una fase attuale, che è quella delle posizioni del naturalismo del Novecento, all'interno delle quali vediamo anche che si divarica, direi, una posizione ambientalista da una propriamente naturalistica. E poi abbiamo questo periodo centrale, l'Ottocento, all'interno del quale fiorisce questa cultura del naturalismo come espressione e manifestazione di carattere culturale ed anche sul piano empirico della grande matrice positivistica. Quindi noi non potremmo intendere il naturalismo ottocentesco se non avessimo conto della matrice filosofica del positivismo che la ispira. Detto questo, e per cercare anche di essere, come dire, breve e conciso nella visione anche un tantino schematica che cerco di offrire di questo tipo di problematica, dobbiamo anche tener conto di qualche altra cosa, che noi diciamo il naturalismo ottocentesco. Bene, non è vero, perlomeno è vero fino a un certo punto, nel senso che nell'Ottocento noi abbiamo una serie anche abbastanza ampia e vasta di naturalismi, alcuni che si caratterizzano, direi, in modo più specifico nazionale. Per esempio, immaginiamo il naturalismo inglese, il naturalismo francese. Meno significativi, direi, su questo piano il naturalismo italiano, il naturalismo tedesco. Più importante, però, soprattutto in direzione letteraria, il contributo russo per certi aspetti al naturalismo, in direzione, direi, letteraria e delle arti visive. Ma all'interno anche di queste stesse famiglie europee, direi, del naturalismo, occorrerà fare delle distinzioni. Per esempio, cosa è dire, per quanto riguarda la Gran Bretagna, delle posizioni di Darwin, cosa è dire quelle di Spencer, cosa è quelle dire quelle di Stuart Mill, per esempio. Così come in Francia, cosa è avere conto di tutta la temperie di ordine filosofico e di ispirazione naturalistica che va da Comte praticamente fino ad Hippolyte Taine, e altra cosa è avere conto di quelle che sono le manifestazioni di ordine culturale che vanno da un naturalismo di ordine più propriamente, direi, umanitaristico di Millet, per esempio, a quello più crudo e duro, direi, di Courbet, per non dire poi degli aspetti letterari, anche qui significativamente divaricati, per esempio fra le posizioni di Zola per un verso e di Flaubert per l'altro. Perché io da tanti anni e da tanto tempo vado studiando la figura di Hippolyte Taine, sulla quale anticipo dovrebbe uscire fra poco anche un mio studio monografico specifico? Per una ragione molto semplice. Perché detta la cosa così come ho cercato di rappresentarla fin qui, sarebbe anche in qualche modo molto semplice inquadrare tutto il fenomeno del naturalismo europeo, quindi nella sua generalità,
come una visione contrapposta e contrastante rispetto alla linea filosofica e di pensiero, diciamolo pure, prevalente in tutto l'Ottocento, che è quella dell'idealismo. Ora, il dato interessante che mi pare necessario mettere in evidenza a proposito della figura di Polyte Taine, che secondo me lo rende un pensatore di una straordinaria attualità, di una grande modernità e particolarmente intrigante, è il fatto che noi troviamo alcune personalità in Europa che costituiscono, come dire, un processo di ibridazione fra idealismo e positivismo. Bene, Taine è uno di questi. Direi forse è la figura chiave che può essere intesa come quella che individua nel suo percorso culturale, nel suo percorso di studio e di ricerca, un tentativo direi anche involontario. Lui non vuole fare questo in modo specifico, però di fatto non può negarsi che la formazione culturale di Taine è di base idealistica. Non possiamo dimenticare il suo rapporto con Guizot, che è un dato altrettanto fondamentale nella vita di Taine, e non possiamo quindi non dimenticare, da ultimo, qualche altra cosa, che quel suo stesso dato di tripartizione, direi, in race, milieu, moment, che costituiscono il nucleo intorno al quale gira tutta la filosofia di Taine, curiosamente riprende, se volete, il modello triadico dialettico di tesi, antitesi e sintesi, che è proprio della filosofia di Hegel. Ma basterebbe tutto questo? No, non è sufficiente, perché evidentemente si inserisce all'interno di tutto questo discorso anche una logica che è una logica di tipo storicistico. Questa logica di tipo storicistico aiuta Taine a far che cosa? Aiuta a recuperare anche le matrici più antiche settecentesche del pensiero positivista, ancorandole ad una forte radice di carattere intellettuale e di carattere razionalistico. Vedete quindi che la complessità con la quale si presenta Taine è particolarmente interessante. Ma essa è anche particolarmente interessante su un ultimo versante, sul quale, se ho qualche minuto, vorrei appena trattenermi, avendo conto che peraltro la logica complessiva di Taine, direi a parità di questa tripartizione ras milieu moment, può essere anche quella fra etica, estetica e politica. Ed è proprio su questo fronte, direi, di carattere politico, che va ad innestarsi una processualità di sviluppo che vede la figura di Taine legata in qualche modo a quelle che sono le evoluzioni di una cultura borghese, all'interno della quale la linea liberale, questo è molto importante andarlo a sottolineare, che dai primi dell'Ottocento aveva assunto un significato di ordine progressista, man mano slitta in una visione di ordine conservatrice, man mano che anche sul piano governativo francese le cose cambiano. Sono entrambi di estrazione borghese, ma sappiamo tutti che non corre buon sangue, per esempio, fra Guizot e Thiers, ma la vicinanza di Taine è senz'altro più prossima a quella di Guizot. Non a caso avverrà che Guizot abbandona, Taine continua, ma Taine non riuscirà mai, come dire, a sfondare, come si usa oggi normalmente dire. Non sfonda sul piano politico e non sfonda nemmeno sul piano accademico, intellettuale. Rimane una figura schiva, grigia. Zola dirà di lui una figura malaticcia. Una figura, cioè, in qualche modo che anticipa, se vogliamo, l'intellettuale rispetto al quale porranno nei primi del Novecento il loro accento artistico pensatori come Musil, come, o scrittori come Proust, per esempio, o come Joyce, o come Kafka, o come lo stesso Pirandello, o più tardo Ionesco, per esempio.
Ecco, queste figure. Concludo. È stato Zola o Taine che ha coniato il termine naturalismo internazionale? No, il termine naturalismo non lo ha coniato nessuno di tutti quanti loro. Beh, termine... la storia, però lui che ha la formazione, la prima formazione politica, chi l'ha fatto? Zola, allora, o... attenzione, per quanto riguarda l'aspetto politico, diciamo subito, ci arrivavo infatti, che essa nasce come evoluzione di un processo critico della coscienza personale di Hippolyte Taine di fronte agli eventi del 1870, di fronte alla disfatta e alla sconfitta di Sedan. A quel punto, è a quel punto che la visione, come dire, anche conservatrice di Taine fa deviare nettamente in direzione, appunto, dura la concezione liberale iniziale. Allora, vi ringrazio perché purtroppo i tempi mi estinguono. Allora, io sì, rapidamente al professor Polito. Pinto, scusate. No, siccome sono state dette tante cose, ci sono diversi spunti molto interessanti che ho notato, no? Sì. E cioè, per quanto riguarda innanzitutto Marx, no? È vero che Marx all'inizio, pochi oggi lo ricordano, fece una tesi di laurea che si intitolava proprio Differenze tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro, no? Quindi un minimo di interesse per la natura all'inizio c'era. Poi in un certo senso si è perso per strada, perché effettivamente ci sono studiosi che rilevano che, se vediamo appunto l'opera di Marx, sembra che per lui l'uomo nasca già operaio o capitalista, cioè è uno dei pochi filosofi che non hanno mai formulato la teoria sullo sviluppo psicofisico dell'uomo. No? Ecco. Per quanto riguarda l'aspetto ecologista, c'è stato un pensatore tedesco però vicino al marxismo che ha ripreso questi aspetti, e Gustav Landauer, no? Di cui se ne è parlato anche negli anni Ottanta quando ci fu il boom dei Verdi, no? Ecco. E infine in Italia mi sembra giusto ricordare... Contrapposto da Hansi Hansen, che praticamente vedeva le cose oggi un po' più alla luce della contemporaneità con la fine del marxismo. Ecco. E poi in Italia mi sembra giusto ricordare, perché ha avuto applicazioni, questo, no? Ha avuto applicazioni importanti sul piano industriale, della filosofia dell'azienda, Adriano Olivetti, no? Perché appunto Olivetti, anche per l'influsso della cultura ebraica, però ha una visione fortemente naturalistica del rapporto tra uomo, lavoro e azienda, no? Io la ringrazio moltissimo. La ringrazio moltissimo di questo intervento. La ringrazio moltissimo innanzitutto perché mi dà l'opportunità di entrare, come dire, in scena con la figura di Adriano Olivetti, alla quale sono stato particolarmente legato anche attraverso la comune amicizia con Umberto Serafini. Probabilmente lei avrà conosciuto Umberto Serafini, mio carissimo amico, quindi mi fa piacere che ne ricordiamo anche qui stasera in questa sede, ed anche con la figura di Leonardo Sinisgalli, altra figura di notevolissimo profilo. Però attenzione, con le figure di queste personalità noi stiamo facendo slittare un attimo tutta la logica di ordine propriamente naturalistico in quel diverso e per certi aspetti anche parallelo e confluente alveo della cultura personalistica, quella che poi comincerà con Bergson e per certi altri aspetti si arricchisce di vari interventi, penso a Marie Ten, penso per esempio alla dimensione un tantino esistenzialistica di Gabriel Marcel, per arrivare poi a tutti gli ulteriori sviluppi anche della fenomenologia e di un esistenzialismo contemporaneo. Quello che a me premeva particolarmente sottolineare nella figura di Taine, senza immaginare qui di poter, come dire, proporre una dimensione esaustiva del suo pensiero, che è vastissimo e comprende tanti aspetti, era sostanzialmente l'aspetto che io riterrei anche abbastanza originale dell'esegesi teniana, e che è quella di considerarne la sua personalità come punto di confluenza, come ibridazione, se vogliamo, culturale degli aspetti idealistici e positivistici. A tal proposito, come dire, ecco, utilizzando questo scampolo che lei mi consente di tempo e di intervento, ricorderei per esempio una figura di un grande italiano che su questo piano appunto della connessione
fra dimensione idealista e dimensione positivista fornisce uno straordinario contributo, ed è una personalità anche abbastanza poco conosciuta, Angelo Camillo De Meis, che propone proprio la visione di che cosa? Della possibilità di intendere l'idea in quanto si realizza nel fatto e del fatto che intanto trova una sua ragione poiché ha una idea che lo sostiene. Io trovo che proprio in questo chiasma, direi, in questa interrelazione che si stabilisce fra fatto e idea, costituisce in modo significativo questo punto di connessione fra le due cose. Grazie Rosario. Volevo far intervenire. Grazie.